Ciao Glitters e bentornati sul canale. Oggi un nuovo video a tema slime. A tema! Ebbene sì, faremo di nuovo uno slime dedicato a un personaggio. Ci avete suggerito in tantissimi di dedicarlo ai me contro te. Quindi, lui è lui e lei è Sophie. Ciao Glitters! Oggi insieme realizzeremo il nostro slime. Sì, sarà fantastico! Cercheremo di fare un fluffy slime super morbidoso. Oh sì! E ovviamente ci sarà una parte rosa e una parte blu. Esatto, Glitters. Quindi mettiamoci subito al lavoro. Ho spulciato un po' tutte le ricette che ci avete consigliato, ho preparato un po' di ingredienti. Qualcuno ci ha anche detto che la Vinavil non va bene, quindi ho preso un altro tipo di colla di un'altra marca. Cioè, lo stesso tipo di colla di un'altra marca. Poi lo slime lo faremo qui dentro, così avremo bene lo spazio per impastare il tutto. Adesso vi cambierò l'inquadratura. Ok, e io direi di iniziare. Allora, Glitter, prima di tutto devi versarci la colla. Versiamola tutta perché voglio che sia gigante. Va bene, lol, Sophie, farò come dici tu. Quindi mettiamo tutta la nostra colla. E adesso serve della schiuma da barba. Sai, quella che usiamo noi maschietti? E schiuma da barba sia. Ok, penso che così possa bastare. Mescoliamo. Oh, la spatolina ha lo stesso colore del contenitore. Che bello. Ok, allora mescoliamo bene. Forse ho messo troppa schiuma da barba. Chissà. Mamma mia, ragazzi, ho sempre paurissima quando facciamo gli slime. No, vediamo. Comunque mescoliamo bene, 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 bene. Ok, adesso dovresti metterci un po' di sapone per le mani e un po' di crema corpo. Ah, sì, giusto. Dunque, come crema corpo utilizzerò questa. Ho visto che l'hanno utilizzata in molti video dove creano gli slime, quindi spero vada bene anche a noi. Vai, vai, metti, metti. Ok, basta. Che bruttissimo rumore! Poi aggiungo un po' di sapone per le mani. E ora devi mescolare benissimo. D'accordo, Sofì. Oh, mamma mia, ragazzi, sono stanchissima. Beh, però se hai girato bene, verrà benissimo. Ah, oh, lo spero. Beh, adesso è il momento di addensare. Sì, infatti penso che lo faremo bianco e poi lo coloreremo dopo. Sì, la trovo un'ottima idea. Adesso per addensare cosa utilizzeremo? Le nostre glitters ci hanno suggerito il Dixan. Ottimo! Ok, ecco qui ne verserò un goccino goccino alla volta. Ok, basta così. Vediamo, ragazzi, speriamo bene. Ok, ragazzi, forse, forse si sta addensando. Forse si sta addensando. Ok, glitters, il nostro slime adesso ha questa consistenza qui. Sai cosa ci vorrebbe? Del borotalco. Vado subito a prenderlo. Ecco qui, abbiamo preso del borotalco, così dovrebbe venire più morbidoso. E borotalco sia. Oh, che bello odore! Odora di bimbo! Cioè, in realtà sono i bimbi che odorano di borotalco, però che bello! Vediamo un po'. Gira, 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 gira! Ok, glitters, e dopo ore e ore e chili di borotalco, sono super soddisfatta del mio risultato. Ho anche i segni di guerra. Pronti? Sì, ci sono delle bolle, ma tranquilli perché questo è un soufflé slime, lo ribattezzerò. Guardate. Cioè, io non so se voi potete capire la consistenza, ma vi giuro che è una cosa spettacolare. Hai fatto un ottimo lavoro, Glitter. Grazie. Adesso
adesso ovviamente dobbiamo andare a decorarli e quindi, oh mio Dio ragazzi, cioè, ma no, no, voi non potete capire. Voi non potete capire. Guardate cosa ho creato. Guardate cosa ho creato? Sì. Oh mio Dio, no, vabbè. E il mio ovviamente sarà blu, con tanti glitter blu. Esatto, che poi non ho mai decorato uno slime in questo modo, cioè nel senso mettendo la polverina dopo. Quindi vediamo un po' cosa succede. Ma sì, mettiamoci già anche i glitter, così vediamo come viene l'effetto. Metterò questi. Anche se, oddio, non penso si vedranno, Però, boh. E poi questi. Scusate, ho della foglia oro sulle mani perché dove ho i glitter c'era della foglia oro e mi si è attaccata tutta addosso. E poi voglio mettere anche questi. Pronti? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Però si sta colorando. Oh wow. Ok, verrà anche della foglia oro in mezzo, ma perdonatemi, non è colpa mia. Ho aggiunto dell'altro colore. Ragazzi, è troppo bello decorare gli slime così. Guardate che bello. Wow, fa dei giochi di colore stupendi. Guardate. Sembra gelato. Oddio ragazzi, guardate, sembra un gelato. Ok, glitters. Ecco lo slime di lui. Guardate quanto è fluffoso. Adoro. Beh sì, ma adesso passiamo al mio. Ma certo. Ovviamente quello di Sophie verrà rosa e io ho scelto questo bellissimo rosa perlato. Facciamo qui la stessa cosa che abbiamo fatto per quello di lui. Ok, mettiamo la nostra polverina. Poi per Sophie ho scelto questi glitter. Guardate quanto sono belli. Cospargiamo, cospargiamo, cospargiamo. E poi anche questi. Ok, pronti? Oh, quanto mi piace questa parte, glitters. Fatemi sapere se piace anche a voi. Io lo trovo un momento super rilassante. Oddio, guardate! Ci vuole sicuramente un altro po' di rosa. Ok, ecco qui lo slime di Sophie. Però dalla fotocamera non viene rosa. Vi assicuro che è rosa. Bene, glitters, ora è di un rosa pastello bellissimo. Ho aggiunto anche il colorante alimentare, per questo vedete le mie mani tutte rosse. Beh, ovviamente adesso dobbiamo unirli per creare un marshmallow gigante. Oh sì, Sophie, sono d'accordo. Sì. Uniamo i nostri slime dei me contro te. Vediamo. Ok. Guardate. Wow. Oh mio Dio, bellissimo. Guardate. Wow. Bene, glitters, guardate, questo è lo slime dei me contro te. E c'è anche un cuore. Oddio, l'avete visto il cuore? Guardate. C'è un cuoricino. Oh mio Dio. Wow, è stupendo, mi piace tantissimo. Beh, meno male. Oh, guardate che bello. Wow. Oh my god. Guardate che bello. Aspettate, prendiamolo così. Glitters, allora cosa ne dite? Vi piace il mio slime? Ovviamente voi non so se riuscite a capire la consistenza fluffosa. È
scelto un violetto chiaro, bellissimo, troppo bello. Bene Glitters, il nostro video finisce qui, io non smetterò mai più di giocare con questo slime, perdonatemi. Fatemi sapere cosa ne pensate del mio slime dei miei contro te, che alla fine è diventato viola. E mi raccomando, continuate a suggerirci altre ricette, altri personaggi a cui ispirare lo slime. Madonna ragazzi, è troppo soffice, non ce la posso fare, è troppo soffice. E mi raccomando, se questo video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, cliccate qui per iscrivervi al canale e qui per non perdere tutti gli altri video dedicati ai vostri giochi preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!